Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di nutraceutica dedicata all'erezione e al testosterone. È un mondo gigantesco dove ci sono numerose competenze e da parte mia come andrologo solamente un fruitore di quelle che sono alcune molecole, alcune sostanze naturali che possono aiutarci in un percorso terapeutico di sostegno per problematiche essenzialmente della sfera sessuale maschile. Vedi la libido e vedi l'erezione. Alcune molecole di cui ho parlato anche in altri video, il Tocta Ali ad esempio, è molecola utilizzata per alcuni suoi benefici, di cui parleremo tra poco, ma il video di oggi è sulla Icarina, sulla Oligot Weed, l'Epimedium sagittatum e tanti nomi, insomma, che adesso mi viene anche difficile sempre pronunciare nella giusta maniera. Il principio attivo, la Icarina, è una pianta essenzialmente presente nell'Asia meridionale, che fu scoperta a suo tempo e si racconta, insomma, la sua azione fu così individuata da pastori tibetani che vedevano le capre, quando si alimentavano con questo tipo di erba, molte più, come posso dire, aggressive e attive da un punto di vista sessuale. Da qui l'interesse per questa pianta, per quello che può essere un'amplificazione, un miglioramento della risposta erettile e della libido nell'uomo. E perché ho parlato anche del Tocta Ali? Perché queste molecole, stando in Italia, non sono prescrivibili. E allora ormai l'utenza, alcuni miei pazienti, che chiaramente hanno questa possibilità anche di autoprescriversi, e ne colloquiamo, ne discutiamo insieme, hanno un pochettino tentato e provato queste due molecole facendo i confronti. Adesso abbiamo raggiunto un numero di persone con le quali, in maniera così chiaramente non scientifica, però di trasmissione dell'esperienza si possono fare i dovuti paragoni. Allora, per quanto riguarda il Tocta Ali, essenzialmente abbiamo visto che può effettivamente aumentare un pochettino quello che è il discorso della libido. Io la chiamo scherzosamente l'aggressività sessuale, in senso chiaramente è buono del termine. Essenzialmente il Tocta Ali sembra avere quell'azione tipica di quelle che sono anche le saponine, cioè implementare l'attività dell'asse ipotalamo, ipofisi, gonadi, quindi essenzialmente avere un'azione simile all'LH. Sembra effettivamente abbassare anche i livelli di SHBG, per cui rende più disponibile il testosterone libero. Questa è la finalità essenzialmente con cui si utilizza in sostituzione a farmaci, quali ad esempio il mesterolone. E effettivamente devo dire, non so se sia anche un effetto placebo, le persone che conosco, i miei pazienti che l'hanno utilizzato di loro spontanea volontà, perché come medico italiano non posso prescriverlo, e effettivamente si è verificato in queste persone un miglioramento di alcuni aspetti, tanto da abbandonare l'utilizzo del farmaco del mesterolone. Queste stesse persone, così un po' più dedite alla nutraceutica, chiamiamola scherzosamente sperimentale, scusatemi, hanno voluto anche staccare, anche perché si consiglia ormai la ciclizzazione, lo abbiamo notato, staccare il Tocta Ali e tentare l'utilizzo dell'Icarina. Effettivamente c'è stato un miglioramento, forse da un punto di vista erettile, ma non tanto sulla libido. Quindi abbiamo un pochettino distinto: Tocta Ali utile per l'aumento della libido e del desiderio, Icarina, Ornigot Weed, l'Epimedium sagittatum, invece sembra migliorare l'erezione. Perché? Perché in effetti questa molecola, e questo è documentato a livello sperimentale, migliora l'inibizione delle 5 alfa fosfodiesterasi, delle 5 fosfodiesterasi. Nel senso, cosa fa? Durante l'erezione noi abbiamo una liberazione di ossido nitrico che attiva il sistema del GMP ciclico, il quale permette una dilatazione delle arterie e quindi l'introduzione di sangue nei corpi cavernosi, lo schiacciamento delle vene, per cui si raggiunge la turgidità. Finiti gli stimoli sessuali, ho avuto l'orgasmo, interviene questo enzima, la 5-fosfodiesterasi, che scinde il GMP ciclico, quindi va a chiudere l'attività di questo enzima e si ha la detumescenza. I farmaci che noi conosciamo, ed ecco il nome di questa molecola come Viagra naturale, i farmaci che noi conosciamo, Viagra, quindi Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil, vanno a inibire l'azione di questo enzima distruttore, per cui non viene più distrutto il GMP ciclico e si mantiene l'attività di vasodilatazione, si prolunga l'erezione o si aiuta l'erezione. I farmaci, come dicevo, inibiscono gli inibitori delle 5-fosfodiesterasi, così si chiamano 5-PDEI, inibitori delle 5-fosfodiesterasi, inibiscono l'azione di questo enzima, impedendo la distruzione della molecola utile per l'erezione.
L'icarina fa la stessa cosa, l'icarina va a interferire con l'azione di questo enzima, non tanto da paragonarla in maniera così eccezionale all'utilizzo di una molecola di tipo farmacologico, però ci si avvicina. Per cui ecco che l'utilizzo dell'icarina e quindi dell'IP-medium esagitatum in un paziente con una disfunzione ERT di grado lieve potrebbe essere di aiuto ancora prima di introdurre i farmaci. Il problema è che questa molecola, anche in Italia, non è prescrivibile, per cui sono solo degli input e così dei commenti che io faccio sui miei video, sui miei articoli, come lo fanno anche tanti altri autori, ci mancherebbe, e poi chiaramente è la persona che decide se provare o no questa molecola. Molte molecole in Italia non sono prescrivibili, non sono utilizzabili, però insomma esiste un mondo anche al di fuori dell'Italia, per cui insomma, siccome sono supporti nutraceutici, non vedo perché non utilizzarli. Chiaramente senza andare ai dosaggi che permetterebbero risultati ottimali, si è visto sperimentalmente che con, diciamo così, posologie di circa 1 grammo al giorno nell'uomo si raggiungerebbe, grazie sempre all'azione dell'icarina di tipo ormonale, un aumento del testosterone endogeno, perché tra le attività dell'icarina si suppone anche un aumento del testosterone intratesticolare, non tanto un aumento produttivo, tanto che l'LH non aumenta nel suo utilizzo, quanto una simulazione dell'azione del testosterone endotesticolare, quindi una forma di attività simulatoria, ma i dosaggi che sono richiesti per fare questo effetto sarebbero talmente alti da creare problemi. Fino ad oggi, a livello aneddotico, quello che si utilizzano sono i 150-200 mg. Bene, non volevo mettervi in confusione, abbiamo parlato di questa molecola, il principio attivo è l'icarina, e appunto chiamata anche l'erba secca della capra e tanti, insomma, nomignoli, utilizzata da secoli nella medicina cinese, arrivata non da tantissimo tempo anche a noi, e abbiamo spiegato il motivo per cui può migliorare l'erezione, simula l'azione dei farmaci, inibisce l'enzima che distrugge le molecole utili per l'erezione e quindi ci dà un sostegno da questo punto di vista. A livello ormonale lascia il tempo che trova e potremmo quindi lasciare spazio a altre molecole che ho prima nominato che sembrano effettivamente migliorare i livelli di testosterone, inibire la produzione eccessiva di SHBG e quindi aumentare la biodisponibilità di testosterone libero, come anche per quanto riguarda il TOCT-LI sembra anche un'interferenza sui recettori estrogenici, lasciando quindi più azione al testosterone. Bene, con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video.